Record di Adria per Santorusso, Polman della T-Max Cup davanti al fratello Marco, alla wild card Pannone e a Del Mastro. Santo parte fortissimo, con il fratello che gli sta alle calcagna e Del Mastro che non demorde, ma sin dalle prime battute si fa notare Pannone che si piazza alle costole di Marco Russo. Così i primi tre vanno in fuga, con Santorusso che si avvantaggia sul fratello e Del Mastro che consolida la quarta piazza. Santo è imprendibile, la bagarre dietro con Luperini impegnato a difendere la quinta posizione dagli attacchi del francese Lavorel e di Delia. Mentre Santo si prepara alla volata finale, suo fratello Marco soccombe a Pannone proprio al penultimo giro. Non riuscirà a ricucire, dunque al traguardo Santo consacra il titolo, Marco è terzo dietro a Pannone, la quarta piazza di Del Mastro e la quinta di Luperini. Santorusso, un successone nella categoria di maggior cilindrata. Sì, praticamente non me l'aspettavo, perché comunque ho avuto quest'anno degli avversari veramente forti, tra cui Marco Russo, mio fratello. È stato un anno veramente combattuto, ogni gara c'era sempre comunque l'illusione di vincere, la possibilità di vincere. Insomma, è stato un anno veramente combattuto, sono molto contento di averlo vinto. Faccio i miei complimenti comunque anche a Marco, perché mi ha dato filo da torcere fino alle ultime curve appunto di Adria. Sono molto contento, si vede sicuramente anche dal sorriso, per cui ci rivediamo sicuramente il prossimo anno. La griglia della Malossi Day Cup riservata ai bicilindrici Yamaha è la stessa della T-Max Cup, ma Santorusso non parte per riservare le energie alla successiva gara del TNSV e lascia così campo libero al fratello Marco, che spunta fortissimo. Il toscano non riesce però a liberarsi di Pannone, che lo tampina e già al terzo giro lo supera. Dietro di loro c'è Del Mastro, che si impossessa del terzo posto e, sebbene registri un crescente ritardo sui primi, tiene a distanza i suoi inseguitori Luperini e Lavorel, a loro volta impegnati in un duello senza esclusione di colpi. Nelle ultime tornate i primi due rafforzano il vantaggio, con Pannone che, malgrado gli attacchi del toscano, non molla e va a vincere di misura sul Russo. Del Mastro è terzo sul francese Lavorel e Luperini quinto davanti agli Otto. Luigi Pannone trionfa nella Malossi Day Cup col T-Max. Sì, sono felice, non me l'aspettavo. Ringrazio Sandro Malossi che mi ha dato l'opportunità di vivere questo weekend. Faccio i complimenti ai fratelli Russo, che sono sportivi e molto molto forti. Sono felice. Marco Furini apre la prima fila della R125 Cup davanti a Pala, Sottura e Galliani, tutti raccolti in un paio di decimi di secondo. Fra le ragazze la più veloce in prova è stata la Fegel, che parte nona. Lo start al fulmicotone, con Pala che spunta deciso ma viene sopravanzato da Sottura, che si mette alle spalle di un Furini subito aggressivo. Un contatto mette fuori gioco Celli e la Bianchi, mentre la gara prosegue con Furini, Pala e Galliani che si alternano al comando, mentre Sottura e Savio ipotecano la quarta e la quinta piazza, e da dietro risale la Fegel, partita nona e presto settima dietro a Sironi. Dopo metà gara è Galliani che va in testa, mentre al secondo posto continuano ad alternarsi Pala e Furini. Chiuderanno in quest'ordine, seguiti da Sottura che non riesce a recuperare il distacco e da un costante Savio. Sesto è Sironi, settima e prima delle donne la Fegel. Gara 2 si apre con la scivolata di Pala al primo giro e così in testa si mettono Sottura e Furini, tallonati da Galliani. In poche tornate anche Savio si ricongiunge al terzetto di testa, che tenta di staccare il poker formato da Sironi, Puglisi, Fekel e un Acquarelli in recupero costante. Al sesto giro Sottura attacca e va in testa per prendersi quel minimo di vantaggio che lascia Furini e Galliani a contendersi la terza piazza. Concluderanno proprio in quest'ordine, seguiti dal tenace Savio, Sironi e Puglisi. Due le donne nella rosa dei primi dieci, Fekel è settima, Scibetta nona. Michael Sottura, R125 Open, una vittoria che è stata molto importante?
Sì, è stata importantissima l'ultima gara di campionato, ci tenevo proprio a vincerla. Luca Savio, ti aspettavi questa vittoria oppure bastava una gara conservativa? No, io puntavo più a recuperare dei punti, mi bastava il secondo posto per vincere il campionato. Poi il mio avversario è caduto e ho vinto la gara, ma mi bastava il secondo. Elena, è una vittoria che tu avevi programmato, ti eri allenata per questo? Sì, mi sono allenata molto e adesso avevo anche la moto a posto e fortunatamente è andata bene.